Sì, oggi oltretutto si discute nei giorni su questo problema, ma probabilmente resterà lettera morta. Noi abbiamo mandato delle modifiche al regolamento, cioè l'ideale sarebbe introdurre un tesserino unico a livello regionale, con un prezzo modico indicativo sui 20 euro, in modo che tutti vanno a funghi, da quelli della pianura a quelli della montagna, anche dai locali, tutti si pagano un tesserino equo e vanno in qualsiasi posto della regione Lombardia. Perché il problema adesso è un caos, c'è da anni che il gruppo micologico di Villadogna e i gruppi micologici lombardi che fanno parte della Federazione Micologica Lombarda, presieduta dal presidente Luigi Villa, che ci battiamo in regione, però sono anni che rimane sempre lettera morta, perché cambiano i politici in regione, ma praticamente arriviamo sempre a un punto morto. Se ne sta discutendo appunto anche oggi, ma non si risolverà senz'altro niente dalle indiscrezioni. Noi abbiamo mandato delle modifiche appunto per istituire appunto il tesserino unico, perché adesso il problema cos'è? Che ogni comune fa da sé. Abbiamo la fortuna di avere almeno da noi i consorzi forestali, abbiamo il consorzio forestale Alto Serio, che fa un tesserino che raggruppa i comuni dell'Alta Valle, abbiamo il consorzio forestale Presoane che raggruppa i comuni della Valle di Castione e abbiamo il comune di Clusone che fa da sé. Però l'assurdo cosa succede? Che ci sono dei prezzi che sono fuori testa. Comune di Clusone 75 euro, consorzi forestali sono sui 55 euro e noi che siamo residenti appunto nei comuni dell'Alto Serio paghiamo 8 euro all'anno. Però il residente del comune di Piario, che è confinante con Villadogna, si deve pagare i suoi 50 euro e se va nella pinetta della Selva si deve pagare 75 euro perché fa parte del comune di Clusone. Oltretutto, se lui va a Funghi a San Rocco è gratuito, se si sposta di 2 metri praticamente cambia il confine e diventa comune di Clusone e si deve pagare 75 euro. Perciò vedete che proprio c'è un caos a livello di tesserini. Cioè, non è tabellato, non ci sono segnati i confini, perciò uno può incorrere tranquillamente in sanzioni senza sapere cosa deve fare. Perciò dovrebbe essere un tesserino unico regionale. L'ottimo sarebbe fare un corso di micologia di base per tutti quelli che devono prendere un tesserino, come fa nel Parco del Ticino è già istituito questo tipo di servizio. Abbiamo già delle esperienze delle regioni Piemonti che fanno un tesserino unico regionale. E funzionano bene, perché noi come gruppo micologico sentiamo i nostri colleghi delle altre regioni e ci sono esperienze positive appunto su questo discorso. Non so come mai in Lombardia non succede questo. L'abbiamo proposto anche in passato al presidente della comunità montana di istituire almeno a livello di comunità montana. Adesso un giorno ho incontrato il nuovo presidente Eli Pedretti, così gli ho accennato, ho detto perché adesso che si è ampliata la comunità montana valseriana, cioè istituire un tesserino almeno nella comunità montana attuale.